Buonasera, sono il consigliere delegato della Fondazione Marco Besso e porto i saluti della Fondazione del Presidente Lucio Caracciolo, che per altri impegni non può essere qui con noi stasera, e soprattutto a nome della Fondazione e soprattutto mia, vorrei ringraziare Francesco Scoppola per aver in qualche modo organizzato la manifestazione di questa sera. La Fondazione ovviamente ha anche radici familiari tra Marco Besso e la moglie Ernesta con Venezia, quindi rapporti strettissimi con Venezia, e quindi diciamo un minimo di legame storico ce l'abbiamo, ma soprattutto quello che ci piace è di poter parlare di temi di grande respiro e di temi anche particolari di quello che sono le gestioni delle amministrazioni pubbliche in Italia. Il libro non spetta a me presentarlo, ma volevo dire due parole. L'ho letto con grande piacere e devo dire con grande sgomento, perché perlomeno a me, insomma, normale cittadino italiano, ha aperto un fatidico vaso di Pandora su gestioni decisamente particolari che vengono attuate quotidianamente nella nostra nazione e che lasciano sempre più perplessi. Devo dire che libri come questo sono utilissimi. Utilissimi proprio perché affrontano con un linguaggio molto piano, molto pacato, molto leggibile, diciamo così, affrontano dei temi veramente pesanti che lasciano, perlomeno nelle persone che diciamo sono, che hanno interesse nella vita della nazione, nella gestione anche delle attività pubbliche della nazione, lasciano certamente sgomenti. Quindi questi libri servono, dovrebbero essere utilizzati come testi di studio, secondo me, come nelle scuole, perché quindi bisogna arrivare a un certo punto, bisogna arrivare a dare un, come si dice brutalmente, bisogna arrivare a dare un taglio, a cambiare. Ormai, grazie anche a libri come questo, sappiamo come vanno le cose, sappiamo quello che ci aspetta se continuiamo ad andare avanti su una certa linea che ormai si segue da troppo tempo, sappiamo anche, con una conversazione velocissima avuta qualche minuto fa con Giuseppe Fienco, sappiamo anche che la soluzione sarebbe facile, facilissima, però siamo ancora lontani da quella soluzione. Quindi, ripeto, ringrazio l'autore per questo libro, ringrazio i presenti, ringrazio chi ha dato disponibilità per venire qui a parlarne, perché, ripeto, sono temi che vanno affrontati e che la Fondazione vuole poter affrontare sempre più spesso. Grazie. Quindi adesso abbiamo una scheda, passo la parola a Francesco Scoppola. Grazie. Buonasera a tutti, grazie alla Fondazione Besso, grazie a Giuseppe Fiengo e grazie a tutti voi qui presenti in una giornata sicuramente non facile di blocchi del traffico romano e del traffico autostradale. Credo che non sia stato facile per molti rispettare i tempi previsti. Di questo libro si potrebbe dire che sia un libro ottimistico. Perché di fronte ai problemi che illustra, una diga scomparsa che non è mai stata realizzata al mondo e che è la prima nel mondo a verificare se possa o non possa funzionare, un'impresa che per l'Italia è un'impresa enorme come impegno di tempo e di denaro e di saperi e di tecnologie e di lavoro per decenni, insomma, tutto metterebbe in soggezione e spingerebbe a dire
massima prudenza, massima circospezione. Io pensando, abbiamo conosciuto entrambi bene, a Mario Serio sarebbe stato guardingo di fronte a un'impresa come Mose, perché era a volte anche timoroso soltanto per cose molto più piane, molto più abbordabili, l'apertura di un museo, la presentazione di uno studio. Per cui noi abbiamo avuto dei maestri, se li vogliamo definire in questo modo, che ci hanno ammonito anche alla prudenza, alla modestia. Il Mose è stata un'impresa, non voglio dire spericolata, ma molto, molto, molto impegnativa. L'idea di affrontare un'impresa molto impegnativa nel momento in cui è stato accertato che ci sono infiltrazioni mafiose e corruzione, di affrontarla per conto dello Stato, della collettività, e di serenamente e con una serenità che può essere data solo da un grande equilibrio, secondo me, ma anche da un po' di umorismo su se stessi, dire quel che riusciremo a fare lo faremo, quel che non riusciremo a fare lo racconteremo perché possa essere utile agli altri. Ora, naturalmente, questo racconto rischia di essere un libro all'indice, cioè un libro di cui non si deve parlare, perché può per molti risultare un libro scomodo. Però, con tutta la scomodità che si vuol provare, mentre se l'intento dell'autore fosse stato giustizialista, accusatorio, appunto anche solo di protesta, ci sarebbe da temere che si sia forse urtata la suscettibilità di qualcuno. A me, leggendo e rileggendo, continua a venire la domanda: ma chi mai si dovrebbe offendere se si spiega tanto bene come un'economia non possa stare in piedi se continua a funzionare in questo modo? Cioè, l'economia, per funzionare, deve, anche nella parola stessa, nell'etimo della parola stessa, deve consentire una condotta simile a quella che si adopererebbe in una famiglia. Non è solo in Italia che il codice civile prescrive che il pubblico amministratore si debba comportare, una volta si diceva solo come il buon padre, ma perché erano altri tempi, ma insomma come un genitore, con buon senso, con prudenza, con mitezza, con pazienza e con equilibrio. Ora, se noi vediamo invece delle situazioni in cui più si spende meglio è, e della finalità ultima dell'impresa nessuno si occupa, l'impresa viene frammentata in sottocantieri, in sottocommesse, in sottoforniture, a prescindere dalla sua collaudabilità anche solo per lotti funzionali. Si guarda anche al margine di un guadagno che non è più un guadagno perché non è più proporzionato al servizio reso. E soprattutto si progetta qualcosa senza sapere chi lo farà funzionare. Noi siamo diventati, e questo libro lo dimostra nella maniera più inconfutabile, un paese per il quale costruire un ospedale vuol dire fare un edificio, non raccogliere medici, infermieri, macchinari, medicine, competenze, vuol dire fare l'edificio. Poi che cosa ci si farà dentro? È un ospedale, nessuno se ne occupa. Come se i fondi del progetto non dovessero servire anche alla funzione, ad avviare la funzione, a mantenerla, a metterla in un equilibrio nel quale possa funzionare. Allora è un po' un paradosso, questo è, ne chiedo scusa a tutti voi. Chi come me, modesto architetto, dovrebbe occuparsi solo della parte tecnica del Mose, che per carità mi entusiasma molto perché è un'idea geniale, con alcuni punti di criticità, che vedremo poi forse, se ci sarà tempo, anche con poche immagini molto veloci, perché non c'è dubbio che la diga scomparsa è una bella idea avveniristica, eccetera, ma le manutenzioni di elementi sommersi sono problematici e soprattutto i nodi, i punti deboli di un sistema settorializzato è ancora più un punto debole, perché voi vi immaginate con un dislivello che può crearsi fra la laguna e il mare di vari metri, voi andate su qualsiasi fiume del mondo e vedete un salto di anche soli 2 metri, l'acqua ha una forza dirompente in quel salto, non la ferma nessuno. Se quindi anche una sola paratoia non chiude, c'è il mare che entra in laguna con una prepotenza che solo l'acqua conosce,
solo chi ha visto i binari attorcigliati sotto il Bayonne sa che quei binari erano stati invasi dall'acqua ed erano solo binari, erano liste di ferro molto robuste inchiodate alle traversine ed erano aggomitolati. Chi ha la cognizione, chi ha visto i cancelletti delle isole Skelligs, che sono nell'Atlantico, vicino all'Irlanda, sa che li mostrano nel museo prima di partire in traghetto per andare a vedere i monasteri nei quali i primi benedettini e i primi monaci siriani del deserto sono arrivati a colonizzare il Finisterre del nord, molto più sud del Finisterre della Spagna. I cancelletti del porto delle Skelligs sono dei gomitoli di ferro, travi di ferro mossi dalle onde, attorcigliati dalle onde, per cui bisogna avere la consapevolezza della forza delle acque. Quindi il progetto è veramente ardito, impegnativo, coraggioso. Poi si vedono delle, mi perdonate, forse c'è bisogno di chiedere perdono in anticipo, ma si vedono delle miserie umane. Perché c'è non delle ricchezze, magari si vedesse ricchezza, perché una volta quando il principe, il re del Machiavelli si arricchiva a dismisura, però poi ostentava tutti e tutti godevano di una ricchezza, di un castello, di un museo, di un giardino. Qui non si vede ricchezza, a volte si vede solo miseria, si vede la gara fra i miei colleghi architetti a chi fa la cosa più appariscente a confronto di un'impresa che doveva sparire. Cioè si spendono una valanga di soldi, si fanno sfide inusitate per far sparire la diga e poi le testate sulle dighe, siccome sono affidate uno al professor Tal de Tali, uno al professor Talato, ai luminari, agli archistar, ognuno fa l'oggetto, lo Swarovski più vistoso, più luccicante, più appariscente possibile, ma non si può concepire un'opera spartendola a fette come se fosse la lottizzazione anche della bella figura, dell'esposizione personale. E questo è il meglio, perché stiamo parlando della corsa a farsi belli, della ruota del pavone, che come dico spesso e ripeto anche stasera, a volte sembra la ruota del tacchino, perché anche il tacchino fa la ruota e non è bello quanto il pavone. Quindi a volte abbiamo questi tacchini che fanno la ruota e uno si chiede, ma hai capito dove sei? Doveva sparire tutto, hai fatto un palazzo di 27 metri che brilla fra gli acciai arrugginiti all'istante dal mare e i vetri che volano via col vento della bora. Insomma, non si capisce bene se sia un'arma impropria per chi naviga nel canale aperto. Insomma, e questo è il meglio, perché il peggio è che più della metà dei soldi, debbono sparire, debbono essere un sovrappiù. Noi siamo stati tutti servitori di uno Stato, chi in un modo, chi nell'altro, chi direttamente, chi indirettamente, ma comunque siamo tutti parte della collettività. La Repubblica è fondata sul lavoro e speriamo che ci raggiunga a breve. Alfonso Celotto, l'ultimo suo libro, si intitola Fondata sul lavoro. Per cui se il lavoro viene pagato a volte meno della metà del dovuto e a volte più del doppio del dovuto, non può funzionare. Il vivere civile non può funzionare in queste condizioni. Io non posso raccontarvi di quando ero funzionarietto 27enne e scoprivo che il Ministero si urtava se chiudevo i cantieri di restauro con, allora erano le lire, con meno di 2 milioni di lire al metro quadro. Perché si diceva, ma questo è un prezzo che uno può fare a casa sua, non un intervento pubblico. E c'era da chiedersi, ma perché l'intervento pubblico quanto deve mai costare? E mi si rispondeva, minimo 10 milioni, 11 milioni al metro quadro. Me lo dicevano, non si può spendere poco, ci deve essere un ampio margine. I progetti di spreco vengono finanziati, i progetti di risparmio non vengono finanziati. Se poi fate un progetto nel quale mettete anche le spese per l'uso e la manutenzione del bene, ve lo bocciano di sicuro e dovete fare la domanda una, due, tre volte, a me è successo, la terza volta in cui trovate, fate tutte le cerimonie burocratiche, ottenete il finanziamento dei fondi per restaurare il tal palazzo, il tal museo e ci sono i fondi per farlo, se poi annunciate che ci vogliono 5 anni per i lavori, depennato. Perché la spesa deve avvenire più rapidamente possibile, perché se no se ne fa bello qualcun altro. Allora, in questo panorama, l'ottimismo di Giuseppe Fiengo, che ci racconta con un sorriso, forse un po' sordione,
forse un po' superiore alle nostre capacità di incasso, diciamo così, dei colpi che si avvertono leggendo. Però è una guida. Grazie, Giuseppe. Molte grazie. Proseguiamo. Abbiamo una sorta di scaletta, ci siamo dati una sorta di scaletta con un giro di comunicazioni, di diciamo considerazioni sul volume, poi passeremo la parola all'autore e quindi eventualmente, ammesso che ci sia poi ancora un po' di tempo, si può anche fare un secondo giro di conclusioni generali, così almeno diciamo c'è una sorta di... Sì, sì, ce l'ho pronta. Al momento delle domande è pronta, sì, quella la faremo poi appena sarà possibile. All'avvocato Maria Teresa della Vittoria Scarpati, che ha collaborato con Giuseppe Fiengo al Mose, e che darò la parola adesso, ma una domanda viene quasi spontanea, cioè una introduzione quasi spontanea, su quello che l'autore parla del bagaglio che si porta addosso e appresso e della quella che viene poi definita la trasparenza nella gestione delle cose pubbliche. Questo è, secondo me, un tema centrale nel libro e quindi diciamo, potremmo iniziare a parlare di entrare nel vivo anche come ha fatto Francesco Scoppola poco fa, ma una sorta di introduzione, poi invece vorrei anche iniziare a parlare con quasi un, se non punto per punto, ma qualche due o tre aspetti li vorrei far emergere con un po' più attenzione nel dibattito. Grazie. Allora, innanzitutto io ringrazio l'avvocato Fiengo perché come al solito è riuscito a coinvolgermi anche in questa cosa, nonostante lui sappia che io sono di una timidezza più unica che rara. Comunque lasciamo perdere, grazie avvocato. Allora, diciamo che sì, il tema della trasparenza è un tema molto importante che si innesta anche proprio nell'ambito della misura dell'articolo 32, che è stata appunto la misura alla base del commissariamento del Consorzio Venezia Nuova e che diciamo era appunto il punto di partenza da cui è partito l'avvocato Fiengo e quello che si è portato nella sua esperienza di vita e che ha cercato appunto di tradurre in dati fattuali all'interno del Consorzio, anche se con qualche difficoltà, c'è da dire. Anche perché fondamentalmente, sì, la trasparenza, lui ha cercato di applicarla sotto tutti i punti di vista, come lui e penso anche altre persone che hanno lavorato al consorzio, anche la pubblica amministrazione per quanto possibile ha cercato appunto di essere trasparente nella misura in cui ha dato appunto la possibilità all'avvocato di riuscire a lavorare per portare a casa un risultato, perché poi di questo parliamo. E la trasparenza diciamo che lui l'ha adoperata laddove ha cercato di aprire un dialogo da un lato con i dipendenti e non è stato un dialogo semplice perché in tutto il suo percorso lavorativo ha cercato sempre di salvaguardare la professione delle persone che lavoravano al consorzio, che lavoravano in Tetis, che lavoravano in Comar, in tutte le strutture che orbitavano intorno alla realizzazione dell'opera. E devo dire a malincuore che quando poi lui è andato via questo, non c'è stato un po' di riconoscenza da parte dei dipendenti nei confronti del commissario e nonostante appunto molti di loro dovrebbero ringraziare invece perché se fosse stato per altri probabilmente oggi non avrebbero un posto di lavoro e questo ci tengo a dirlo perché io per quanto possibile sono grata a lui e forse lo dovrebbero essere un po' tutti. E diciamo che poi questa trasparenza ha cercato di farla diventare l'emblema del suo mandato, del suo ruolo, anche nella gestione della contrattualistica, soprattutto nella realizzazione dell'opera, quindi nella predisposizione degli atti di gara, nel consentire che l'opera venisse realizzata anche con strumenti differenti rispetto a quelli ordinari. E non c'è da
bisogna sottolineare che al Consorzio è stata data l'occasione di fare anche delle gare che normalmente in Italia non si fanno, e questo lui lo dice, gare sperimentali, come può essere un dialogo competitivo, come può essere un partenariato per l'innovazione, gare appunto mirate non ad individuare dei meri concorrenti che fossero in grado semplicemente di realizzare un'opera, perché poi non stiamo parlando di un'opera semplice, parliamo proprio di un'opera complessa, di un'opera che ha delle parti strumentali, che ha delle parti impiantistiche di vario genere, quindi la parte elettrica, la parte dell'aria condizionata. Noi pensiamo che il MOSE sia semplicemente una schiera di paratoie poggiate su un masso di cemento, in realtà non è così, cioè sotto il mare, cioè, ci sono degli edifici enormi all'interno dei quali si può passare da un lato all'altro delle bocche di porto attraversando delle gallerie che sono attraversate a loro volta dall'aria condizionata, dalla luce, ci sono gli ascensori, ci sono le scale mobili, c'è vita sotto al mare, cioè proprio vita nel vero senso della parola. Quindi diciamo che anche in questo poi c'è stata appunto la trasparenza dell'avvocato, che da quando è arrivato ha detto: il mio obiettivo è riuscire a portare a termine per quanto possibile quello che si riesce a fare, riuscire a farlo coinvolgendo un po' tutti, quindi anche quelli che in qualche modo poi piano piano si erano tirati indietro o che comunque erano stati fatti fuori, coinvolgendo tutti appunto nel dialogo, coinvolgendo tutti gli operatori possibili e immaginabili, quindi cercando appunto di aprirsi al 100% per riuscire a trovare delle soluzioni concrete e per, diciamo, anche in un certo qual senso fare una sorta di presidio di legalità al contempo, perché la trasparenza implica anche appunto cercare di controllare che quando si stipula un contratto vengano rispettate determinate regole, che queste regole vengano poi concretamente poste in essere anche dalle imprese. E questo è un po' anche il senso appunto della misura del commissariamento dell'articolo 32. E detto questo, poi per quanto possibile si è cercato di fare quello che si riusciva, e c'è una parte molto, molto simpatica del libro in cui lui dice: io sono stato il commissario delle rogne. Ho cercato appunto di risolvere per quanto possibile i problemi, e lui a un certo punto appunto racconta che era arrivato la giornalista del TGR Veneto, che facendogli una domanda in maniera molto spontanea gli chiede: allora a Venezia come va? Si riesce a fare quest'opera? E lui risponde: ma sa, qui è un po' come il Kuwait, quando scavi trovi il petrolio. Cioè, quindi lui è arrivato, non sapeva che cosa trovava, però scavando ha trovato il petrolio. Non si sa se sto petrolio gli sta portando frutto o no, non direi. Spero di avere un po' risposto alle domande che mi sono state poste. Sì, molte grazie, senz'altro, hai risposto perfettamente, perché naturalmente continua a batterci sulla questione, ma le parti sulla amministrazione, come scrive l'autore, per un'amministrazione come una casa di vetro, o i vari rapporti che possono essere, ormai sono, diciamo, fonti generalizzate all'interno delle democrazie europee, mentre in Italia ci si attarda ancora all'applicazione di norme che ormai sono quasi norme standard in altre nazioni. Ormai sono concentrato su quel punto, quindi cerco sempre poi di avere un colloquio, un dibattito appunto su questo punto. È molto chiuso, oltre che serbato alle avvocate, è anche molto chiuso. È una cosa che proprio non ha senso. In tutti i paesi civili, l'Unione Europea e anglosassoni, noi ci troviamo di fronte all'uso della trasparenza in questo modo. Da noi è un sistema d'avvocati, di commi, di leggi, c'è addirittura una procedura speciale davanti al Consiglio di Stato contro il silenzio della pubblica amministrazione. Stiamo a perdere tempo. Esattamente, quella è proprio la sensazione. Cioè, il Washington Post pubblica tutto, pure le cose che non deve pubblicare sulla guerra, non so se è chiaro, da noi no.
Questo è un punto, e la stampa italiana ha i limiti che ha. Esatto. Questi sono i nodi veri, il resto sono chiacchiere, purtroppo. Scusatemi. Allora, invito Gustavo Visentini, a prendere posto. E la Lidia Ferzuk, che sarà con noi da remoto, cioè da Venezia. Non so se se il collegamento riusciamo a... Sì. Ci siamo? Buonasera, sì. Sì. Bene, ci siamo. Lidia Ferzuk è stata per molti anni, negli anni del raccontaggio del libro, la presidente dell'Italia Nostra di Venezia. Oggi è consigliere nazionale, sempre di Italia Nostra, da qui. Lapsus iniziale, ma non... Eccola qua, sì. Bene, allora. Sì, bene, prego. Credo di essere ultimo. No. Facciamo delle sorprese. Ripetuto subito appresso a chi l'ha vissuto più vicino ancora di quanto non abbia vissuto io, la lettura del libro mi è servita a riunire e a rendere più sistematico quella serie di avvenimenti e di accidenti che avevo seguito. Mi ha dato la visione d'insieme. È tecnica, molto approfondita, con un linguaggio molto piacevole. Scrive bene, meglio di come parla, perché parla mangiando le parole. Invece qui non se le mangia. È molto piacevole e la lettura piena di questo mi ha stimolato ad una riflessione. Il politico non c'è. Cosa significa politico in un sistema costituzionale come il nostro? Non significa assolutamente chi occupa quel posto del politico, ma significa l'eletto. Cioè il politico è portatore, perché è condizionato dalle elezioni, è portatore dell'opinione pubblica. È l'istituzione che porta l'opinione pubblica. Certo, c'è bisogno di far sì che l'opinione pubblica possa ragionare ogni 5 anni e non nel contingente. Non è affatto vero quello che continuiamo a dire per abitudini vecchie, che i politici sono lontani dall'opinione pubblica. No, sono troppo dipendenti. Non hanno forza. Bisognava farli dei correttivi. Dei correttivi, dopo la caduta dei due blocchi, il paese è diventato di un pluralismo enorme, quasi incosciente, e quindi una frantumazione politica. C'era bisogno di un sistema elettorale o costituzionale, soprattutto elettorale, che facilitasse l'aggregazione del corpo elettorale, affinché il suo rappresentante avesse la forza verso le istituzioni. Altrimenti, è la lettura proprio del libro, ma tutta l'esperienza di tanti anni, ma mi mette in luce che il gioco, imprenditori, apparati amministrativi e il politico non c'è. Tempo fa, un personaggio importante della pubblica amministrazione, andato in pensione, lo trovo un po' tristenzuolo e gli dico: che problemi ci sono? Stanno rimettendo un po' d'ordine con la legge elettorale. E che, Gustavo, vuoi che torniamo all'epoca di Andreotti, che c'è il politico che comanda? Era uno degli altissimi livelli della pubblica amministrazione. Certo, c'è il problema. C'è questo problema. L'assenza. Un'opera di questo genere, come nelle ultime pagine mette pienamente in luce, ma lo sappiamo, è enorme. Quando hanno fatto le autostrade c'era poco da fare se non funzionavano.
C'era. Il politico si intende anche il partito, non si intende la singola persona. Siamo arrivati ai tecnici. Mi ha molto colpito. È stata nominata la prima ministra francese, non eletta, ma si era presentata alle elezioni. E se non vince le elezioni, torna a casa. Perché quella consuetudine che c'era da noi, ministri e primi ministri, devono essere eletti. Devono venire dal mondo dell'elezione, anche se poi in Francia devono lasciarla, ma devono essere eletti. La ministra, la prima ministra si sta giocando, è tutto il giorno lì, in presenza. Quindi, nel nostro sistema, per queste ragioni che le seguiamo, è venuto meno un contrappeso, un bilanciamento tra il politico, che significa l'opinione pubblica aggregata e rappresentata, e il resto, iniziativa privata, stranieri che vengono, apparati amministrativi. Questo squilibrio emerge fortissimo, l'ho voluto riscorrere, emerge pienamente. Guardate, in questi giorni il Gazzettino pubblica la notizia che c'è un disastro. Si sono rimossi perché c'è stata una riunione al Ministero che hanno detto c'è un pericolo. Poi il politico sparisce, ma sparisce perché non conta. Non è, dovrebbe dire chissà che cosa, perché Draghi scappa da tutte le parti? Perché con un governismo di questo genere non conta. E anzi, non avendo il desiderio di essere eletto, conta ancora meno o rappresenta ancora meno l'opinione pubblica di Conte e di quell'altro Monti che hanno cercato di entrare nel gioco democratico delle elezioni. È un problema. Come si risolve questa vicenda? Perché il MOSE è enorme. Io dovessi. Stiz, le varie persone adesso, è chiaro, è un gioco di apparati, non pensiamo alle ruberie, è un gioco di apparati, ciascuno pensa di essere più bravo e di risolvere il problema. E io qui andrei dal primo ministro a dire, oh, una cosa di questo genere, vogliamo metterci dentro anche l'Europa e fare. Certo, hanno proposto una fondazione, meglio, un'autorità, che ha una logica, e che tu in un disegno di legge avevi in qualche modo avanzato, e quando è successa la vicenda che tu sei diventato commissario ne avevamo parlato. Certo, crei un'authority e questo è più visiva la responsabilità dell'opinione pubblica, il contatto, l'opinione pubblica viene coinvolta, trasparenza significa anche questo, coinvolgerla, purtroppo non ha il tramite di essere coinvolta, cioè non ha, il politico è troppo dipendente, non è che ogni 5 anni è da valutare, quindi anche l'opinione pubblica ha il tempo per maturare le diverse posizioni. Io, questa fondazione, tra l'altro, le leggi da noi vengono fatte ormai, lo sapete, adesso dico la Francia perché mi è più comodo, perché sto studiando tutto il sistema bancario e quindi dico la Francia è il più vicino di tutti, ma comunque io fatto il dottorato, chissà perché mi hanno mandato in Francia e non in Inghilterra o in America, ho fatto il dottorato in Francia e in Francia non può essere presentato al Consiglio dei Ministri una carta vuota, perché ci vuole il parere del Consiglio di Stato. Anche nei casi d'urgenza il Consiglio di Stato gli è data la possibilità di farlo in sintesi, ma devono presentarlo col Consiglio di Stato, dall'epoca di Napoleone, perché il deputato deve poter riflettere. Noi, le fonti legislative, è un'altra cosa che si è perso completamente. Quindi questo testo dell'autorità che oggi ho riletto è bislacco. Non, la logica c'è, ma è bislacco, non è maturato. Non è. Questo era il primo punto che volevo evidenziare dalla lettura del libro. Me l'ha reso palese questo problema, mentre lo sentivo. Un secondo che è talmente importante quello che tu hai detto, ma non
è fatto per gli addetti dei lavori. L'esterno fa più fatica a coglierlo. Non sarebbe stato importante, o potrebbe essere fatto con un articolo a parte, una sintesi di 40-50 pagine che ti dica il nocciolo e che richiami l'attenzione anche all'Europa, che segue ma fa fatica a seguire il sistema. Secondo me potrebbe essere utilissimo. E attraverso un'ultima vicenda di stamattina, un articolo da i nomi Autissier, è la presidente del WWF francese, è una navigatrice, ha navigato quindi su Venezia come una matta, oggi ha una certa età, è una storica, ma ha attraversato l'Atlantico, una di quelle che hanno attraversato l'Atlantico con la barchetta, è un certo personaggio, e scrive di storia, ma scrive romanzi storici anche, cioè quelli che oggi, non i zoppotti che vanno di moda, quelli di come il film di Moro oggi, per dire, cioè dove c'è verità e interpretazione. E quello che è uscito adesso, oggi era, è il naufragio. Naufragio a Venezia. Perché c'è stata un'ondata spaventosa, più delle normali, c'è un abbassamento, perché c'è l'abbassamento della terra, delle acque, e quindi c'è una situazione di aggravamento, e dice, c'è il Mose, che forse è peggio, ha seguitato a fare quello che hanno scavato, tu hai messo in luce lì, hanno approfondito, tutte queste costruzioni hanno appesantito la vicenda di Venezia. E quindi immagina la caduta e il crollo dell'affondamento, e gli archeologi che cercano di risalvare quello del 600-500 che si può salvare. Mi ha molto... Il tuo intervento potrebbe voler dire l'opposto, seguendo l'ottimismo di cui ha parlato. Potrebbe aiutare a dire no, qui affrontiamolo in fondo e affrontiamolo come è nella proposta dell'autorità, che non hanno fatto. Guardate che è veramente... Cioè andava... La nomina del presidente andava fatta immediatamente, perché poi c'era il tempo per fare l'organizzazione. Non hanno fatto niente. Perché? Perché forse era una apparenza per fare altre cose sotto, ma non parlo di negative o altro, di ciascuno. Se non c'è il balance of power dell'opinione pubblica, è chiaro che tutto si frantuma, si va a ciascuno. Poi c'è stata la vicenda penale spaventosa, questa che l'opinione pubblica coglie soltanto nel sapere che c'era, ma non come è successo, che è spaventosa perché tante persone coinvolte o paracoinvolte sono tutte riemerse pienamente. Basta. Grazie. Spero di non essere uscito dal tema. No, tutt'altro, veramente un intervento spiazzante, molto bello, molto carico, specialmente nel discorso dell'assenza del politico. Quello è la parte che, diciamo, mi ha... Non è un'assenza voluta dal politico, è che non c'è una cultura istituzionale... Non c'è una cultura istituzionale che permetta al politico di fare... anche strumentalizzato. Di fare quello che dovrebbe fare, insomma, certo. Sentiamo lei, sì. Però prima di introdurre la Lidia nel libro, dove si parla del bagaglio, nel capitolo sul bagaglio si fa accenno a quello che ho detto prima delle questioni legate alla trasparenza, eccetera. Ma poi si ritorna, anche non dicendolo direttamente o apertamente, al bagaglio, quando si parla del capitolo sugli inserimenti paesaggistici delle opere alle bocche di porto, perché lì vengono ricordati i maestri, e però viene anche ricordato un aspetto che è centrale, cioè quello della cultura materiale e di cosa rappresenti la cultura materiale
cioè insomma nella definizione cultura materiale c'è poi una vita, un sistema di vita di una terra, di un'area, di un tratto di mare che va comunque salvaguardato insieme alle opere che devono essere poi realizzate. Francesco Scoppola prima ha parlato dei palazzi o degli alberi di ferro messi ai lati delle bocche di porto, cioè si fa un'opera innovativa come quella di una diga scomparsa e poi però si segnala con delle costruzioni enormi sulle bocche di porto, quindi a quel punto tanto sarebbe stato più facile fare direttamente una diga alla stessa altezza dei palazzi e non si vedeva più niente e lì finiva. Quindi su questi temi quindi passo la parola a Lidia Ferzuk dell'Italia Nostra Nazionale. Prego. Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io, il libro ha suscitato in me un sacco di pensieri e quindi cercherò di contenermi. Ovviamente io parlo dal punto di vista nostro, quindi dal punto di vista di un'associazione e di privati cittadini molto coinvolti nel tema della salvaguardia e dell'impegno civico che hanno seguito le vicende del Mose dall'inizio, quindi dagli anni Ottanta. Noi siamo stati i primi, abbiamo questo primato, a essere stati denunciati come Italia Nostra dal consorzio, quando il consorzio era il consorzio, e siamo stati denunciati per mezzo miliardo di lire. E tutta la vicenda del Mose l'abbiamo seguita dal di fuori, perché prima dell'avvento della gestione commissariale tutta la faccenda era opaca. Gli studi erano pagati dallo Stato, ma erano segreti. Non si sapeva nulla. Le cose sono cambiate ovviamente con la famosa retata storica e con la gestione commissariale. E nel libro dell'avvocato Fiengo io ritrovo tutte le cose che a spizziche e bocconi la stampa aveva individuato, anche se sommariamente, e mi riferisco a, per esempio, a Vitucci, che è citato nel libro, e noi sapevamo tutto quello che si poteva sapere attraverso gli articoli, che erano anche molto puntuali, come lo stesso avvocato ricorda. Ma la gestione del commissariale e la gestione dell'avvocato Fiengo ha dato la possibilità a tutti finalmente di capire, di leggere i documenti, di gara, di leggere tutto quello che veniva messo nel sito e soprattutto di essere finalmente coinvolti come portatori di interesse, i famosi stakeholders che l'UNESCO spesso sottolinea, di cui l'UNESCO sottolinea sempre l'importanza del coinvolgimento e che in realtà però sono sempre lasciati ai margini. È vero che noi non siamo degli, io per esempio non sono certo un ingegnere, però abbiamo letto, ci siamo documentati e ci basiamo per quello che noi, per le nostre posizioni, su documenti reali, concreti e di tecnici e di esperti. E non solo la trasparenza, io ho notato nella gestione dell'avvocato Fiengo appunto questo coinvolgimento di tutti i portatori di interesse con questa inchiesta pubblica che è stata la prima e forse l'ultima che sia stata fatta a Venezia che si farà e che è stata molto importante per tutti noi, si è tenuta nel 2018 e in questo è stato un dibattito pubblico limitato agli inserimenti dei paesaggistici, delle opere alle bocche di porto, ma è coinvolto poi ovviamente a molti altri aspetti del Mose. E sono stati molti giorni di lavoro, assieme anche al provveditore Linetti che vedo in sala e che saluto, e quindi si sperava in un cambiamento profondo per quanto riguarda il lavoro del Mose. Innanzitutto un'attenzione maggiore al problema dell'inserimento di queste opere alle bocche e della tutela della laguna.
Invece vediamo ora che ha prevalso di nuovo la corsa alla realizzazione del MOSE e l'accantonamento nella nuova gestione del supercommissario, l'accantonamento del piano Europa imposto dall'Europa dopo la seconda infrazione, e di cui non si parla più. Non si parla più di tutela della laguna o molto poco, e credo che questo forse anche un motivo di contrasto col provveditore Zencone. E non solo, io ho visto con grande piacere e soddisfazione che la gestione dell'avvocato Fiengo, insieme al provveditore Linetti, aveva portato alla definizione di un progetto di salvaguardia della piazza che sarebbe fondamentale, e che invece anche questo viene accantonato per ora. È stato, mi pare, approvato ancora nel 2020-2021, ma è fermo. E sarebbe, voi sapete tutti che la Piazza San Marco va sotto 80, mentre il MOSE in fase sperimentale si attiva a 130. Quindi ci sono un bel po' di centimetri per cui la piazza viene sommersa e non viene per niente tutelata, e ne va di mezzo anche la basilica. E il progetto che è stato portato all'attenzione, è stato studiato dalla gestione commissariale e dal provveditore Linetti, era quello di mettere in sicurezza tutta la piazza valorizzando i cunicoli già esistenti, quindi una valorizzazione di quello che c'era a livello archeologico, ma con l'inserimento di impianti moderni per poter far rifunzionare la piazza e mettere in sicurezza la piazza, senza quell'intervento terrificante, che noi giudichiamo terrificanti, delle barriere di cristallo, che saranno invece le prime a essere realizzate, che non ci sarebbe stato bisogno di esse, e che purtroppo abbiamo visto tutti nei giornali che come sono stati fatti questi scavi, cioè si sono stati trovati, direi una sorpresa, vicino alla basilica, delle tombe, e forse non era così da sorprendersi, per cui l'opera è stata fermata, e soprattutto c'è adesso la necessità di fare delle fondazioni in cemento molto impattanti, che correranno tutte attorno alla basilica. Quindi invece il progetto che era stato portato avanti da provveditorato e da gestione commissariale, parallelamente alle barriere, era quello di ridare funzione alla piazza San Marco. Si sarebbe potuta mettere in sicurezza la piazza senza queste terribili barriere. Questo ancora non c'è. E devo dire che nel libro dell'avvocato Fiengo alcune sue affermazioni mi hanno fatto sorridere, del tipo, per esempio, ne posso citare una, per quanto riguarda la prima procedura di infrazione, che tra parentesi è stata avviata dopo la nostra denuncia, l'Italia Nostra, contro il monopolio, perché uno degli errori fondamentali è stato quello di non mettere a gara, ma di dare in gestione a un monopolio di imprese. Questa prima procedura di infrazione ha portato in realtà a un compromesso, per cui alcune opere, quelle elettromeccaniche, sarebbero andate a gara. E l'avvocato Fiengo dice: non è da escludere che nelle sedi europee il Consorzio Venezia Nuova avesse la capacità di incidenza maggiore di quanto ne avessero le rappresentanze ufficiali della Repubblica Italiana. È un'affermazione che sinceramente condividiamo, ma per fortuna l'ha scritta lui, perché forse se l'avessimo scritta noi ci avrebbero denunciato. O come per esempio tutta la vicenda del jack-up, che è una vicenda delirante e che leggerete nel libro, è quasi grottesca,
ma soprattutto l'avvocato Piengo mette il dito sul perché è stato fatto questo check-up delirante da 110 milioni di euro, che non lavora, è poco affidabile e per la sua complessità è lento, come ha scritto un parere. È stato fatto e gestito in casa e ciò finiva per aprire la strada a una sorta di esclusiva nella gestione e manutenzione del sistema, in una fase successiva alla scadenza della concessione. Cioè praticamente non bastava al consorzio realizzare il MOSE, ma volevano mettere soprattutto piede nella manutenzione, che sappiamo bene costerà 100 milioni all'anno, quindi e anche questo l'avvocato Fiengo lo dice apertis verbis, senza paura. Quello che però io mi sono sempre meravigliata, l'ho detto anche in sede di dibattito pubblico, è che la gestione commissariale, e perché ovviamente quello era lo scopo, era quello di realizzare il MOSE, ma il MOSE è un'opera sbagliata. C'erano delle altre opere, lo sappiamo benissimo, che erano, non avevano tutti i problemi e le complessità del MOSE. Un'opera che, tra parentesi, non ha nemmeno un progetto. Per quello non si può collaudare. Lo stesso avvocato dice che i prospetti manutentivi erano ridotti a qualche paginetta. I progetti avevano subito in corso d'opera rilevanti modifiche. Perché? Perché avevano subito rilevanti modifiche? Quindi non si può fare un collaudo di un'opera che non ha il progetto. Ora, quest'opera, che noi riteniamo, ma non solo noi, la commissione VIA, la commissione di saggi internazionali e anche la ditta internazionale Principia, o Principia si dovrebbe dire, è francese, a cui il Comune di Venezia aveva chiesto una consulenza sul problema fondamentale del MOSE, che è la risonanza. Tutte queste cose non sono state prese in esame nella gestione commissariale che aveva lo scopo di fare il MOSE. Allora, la politica dov'era quando c'è stata esplosa la bolla della corruzione, che tutti noi a Venezia sapevamo, ma non potevamo nemmeno pensare di nominare perché ci beccavamo un'altra denuncia. Sappiamo bene com'era il consorzio. Chi non poteva raggiungere fondazioni in nero o in bianco veniva colpito da una denuncia. Questo è stato per noi, questo è stato per i progettisti della paratoia gravità. Ora la politica perché ha deciso dopo la corruzione e dopo che si era capito che il MOSE si reggeva solo sulla corruzione di andare avanti, perché non ha avuto il coraggio di riprendere il progetto, riesaminarlo e capire che non c'era la possibilità, quei giunti il problema della corrosione sui gruppi cerniera connettore? Era evidente che sarebbe finita così. Non è una sorpresa, nulla è una sorpresa. Ora, perché la politica ha mancato? E come si può uscire adesso? Il progetto è quasi finito? Non è vero, non è quasi finito. Ci vorrà ancora molto tempo perché si possa portare a casa. E cosa è successo recentemente? Purtroppo io non so se l'avvocato Fiengo ha letto l'articolo di Vitucci di oggi. E Vitucci dice... l'articolo si intitola "Il nodo dei prezzi sul MOSE, le tariffe vanno aggiornate". A un certo punto Vitucci scrive: "Il liquidatore Miani ha scelto di applicare la regola del passato che era stata cambiata dall'amministratore dell'ANAC Giuseppe Fiengo, cioè l'assegnazione alle imprese dei lavori in rapporto al loro peso azionario, cioè si è tornati indietro". Io mi chiedo e chiedo all'avvocato Fiengo: cosa si può fare? Questo è un passo indietro notevolissimo, purtroppo, per il metodo spartitorio, per il fatto che sappiamo benissimo che la priorità è solo alla realizzazione del MOSE e non all'equilibrio della laguna. Cosa si può fare? Un'altra cosa vorrei ancora dire, si era parlato di autorità della laguna. Ecco, noi siamo completamente contrari e non approviamo questa nuova autorità,
perché la Laguna di Venezia, nella categoria prevista dal legislatore europeo, fa parte delle acque superficiali interne. E la direttiva europea impone che gli stati membri individuino i singoli bacini idrografici e anche un'autorità competente. E per la Laguna di Venezia è l'autorità di bacino. Quindi l'autorità per la Laguna di Venezia dovrebbe mirare alla salvaguardia della città di Venezia, della laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. Come può un'autorità che dipende da un Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ottemperare a tutto ciò? Non ha le competenze. L'autorità per la laguna deve essere traslata sotto il Ministero dell'Ambiente o quel che ne resta. Non nelle infrastrutture, perché come dice la professoressa Zitelli, che è stata membro della commissione VIA, la laguna non è un'infrastruttura e tutti i danni, tutti gli errori che sono stati fatti per questo equivoco sostanziale. Considerare la laguna una risorsa per lavori milionari, e 100 milioni annui di manutenzione, per agevolare le costruzioni e il Ministero delle Infrastrutture agevola la costruzione di mega infrastrutture e quindi intervenendo pesantemente nell'acqua superficiale interna. Io penso che, a parte i problemi del MOSE che non saranno risolti perché il problema della corrosione è terribile e come sostengono i progettisti della paratoia gravità non si risolverà, non riusciremo a risolverlo e quindi i problemi del MOSE e i problemi di Venezia si aggraveranno, ma bisogna pensare che la politica riconsideri la laguna, che non la consideri più come un'infrastruttura. Grazie. Grazie, molte grazie per questo intervento. Prego. Prego. Eccolo. Molto brava, dottoressa, ha detto delle cose giustissime. Ci sono dei punti però che vanno chiariti. Primo, il primo a dire attenzione, il MOSE non è altro che un pezzo del progetto di salvaguardia della laguna, sono stato proprio io. Quindi voglio dire questa consapevolezza e questa consapevolezza era pari a quella di Linetti, quindi noi abbiamo dato un segnale. Secondo, su questa legge, rispondo in questo modo sull'autorità, è evidente che non si può fare una legge sulla laguna come se fosse nel 1948. Sulla autority è normale che non possono nominare, perché quella è tutto il disegno legislativo che sta dietro, anche nei disegni di legge che c'è, mi hanno chiamato adesso in Parlamento a rispondere su questo punto, è fuori di testa, perché è evidente che la Laguna di Venezia oramai è governata da tantissime autorità locali, prima per tutta la regione che non c'era negli anni 50, il comune che oramai è diventato città metropolitana, l'autorità di bacino, tutte le convenzioni da quella di Ramsar fino al sistema SIC, tutto il sistema, tutto, quindi è un sistema generale. La funzione dell'autorità, quella che posso chiamare il vecchio magistrato alle acque, che è utile, può essere soltanto di sussidio, cioè nel senso ognuno fa i suoi piani, fa le sue regole, gestisce le sue farmacie, i suoi laboratori, secondo le regole generali. Poi, siccome la laguna è un qualcosa di complesso, complicato e difficile, non c'è niente di male che esista un'autorità sovraordinata che coordina e aiuta tutte le autorità a fare i loro programmi, perché poi le autorità non riescono a fare i loro programmi. Serve qualcuno che li mette insieme. In questo senso, quindi, l'autorità, il nuovo magistrato alle acque serve a Venezia, perché ci vuole un'autorità unitaria che gestisca Laguna e Mose. Ma quello che non si può fare è pensare che questa autorità possa fare tutto, perché a quel punto scrivo
una legge di 30 articoli nominando tutti, senza capire che invece già c'è una Costituzione italiana che si è evoluta, che siamo nell'ambito delle regioni autonome, che abbiamo un sistema pluralista sul quale poi spesso non funziona, e quindi c'è bisogno di un soggetto al centro di tutto che in qualche modo supplisce, surroga, aiuta. Ma questa è la funzione che può avere. E se può notare, il testo che avevo proposto su richiesta del provveditorato alla cosa era proprio in questi sensi, cioè non un'autorità che fa tutto, un'autorità che fa quello che gli altri non riescono a fare. È più semplice, meno, e non c'è dubbio, è un'autorità di stimolo. È come se tutte le autorità a Venezia, trattandosi di Laguna e di Mose, di complessità, c'hanno qualcuno che gli dà una mano nei momenti difficili. È qualcosa di molto più semplice, molto più naturale e molto più praticabile che un soggetto che ha tutti i fondi, che decide tutto lui, perché non esiste più in Italia un soggetto del genere. Prima c'erano i prefetti, adesso manco più loro ci sono. Quindi questa è la situazione, molto semplice. E credo di aver risposto in questo modo anche a quella domanda che mi veniva dalla dottoressa di Venezia. La può leggere per spiegare qual era? È una mail che ci ha inviato la Alessia Dianese, una laureanda in governance delle organizzazioni pubbliche all'Università Ca' Foscari di Venezia, che chiede all'autore Fiengo, chiede come giudica l'istituzione della nuova autorità per la Laguna di Venezia ex legge 104 del 2020, e la risposta è stata: sussistono secondo lei motivazioni particolari per le quali non è ancora stata implementata, nonostante il decreto legge che la istituisce sia stato promulgato il 14 agosto del 2020. La risposta è semplice: siamo nel 2020 e dal 1948 qualcosa è cambiato nella nostra Costituzione e nel nostro Stato. Quindi, voglio dire, è una legge che pensa di risolvere tutti i problemi di Venezia con un'unica legge. I problemi di Venezia sono tanti e vanno risolti ognuno per la sua caratteristica. I problemi naturalistici col sistema naturalistico, i problemi dell'avifauna con l'avifauna, e poi serve qualcuno che coordina tutto questo, perché è un posto molto complesso, veramente difficile. Anzi, forse io consiglio sempre di avere vicino, quando si decide, un pescatore, un mongolaro, qualcuno che conosca bene di che si tratta, perché vedo che la conoscenza dei luoghi è zero, veramente zero. Questa è gravissima, è l'aspetto più tragico che ho notato. Scarsissima conoscenza dei luoghi. Bene, credo che la signorina Dianese sia soddisfatta della risposta. Credo ci stia seguendo in streaming, quindi se ci sono altre richieste, cioè, ce le può mandare per mail e poi vediamo se riusciamo a risolvere. Nel dibattito di questi due ultimi interventi, cioè l'intervento di Lidia Fezzo e poi la risposta data dall'autore, è più volte emerso il ruolo del provveditorato ai lavori pubblici. Noi abbiamo qui il piacere di avere il provveditore ai lavori pubblici Minetti, quindi io gli chiederei di venire al tavolo e dirci la sua lettura dei temi che sono stati sollevati. Grazie. Sì. Vi ringrazio. Starei a sentire e parlerei per ore di questo argomento, perché ovviamente mi ha appassionato e mi appassiona ancora. Però due osservazioni molto rapide per darvi appunto anche un po' di contributo, lo faccio molto volentieri. Ho sentito dire che la politica in qualche modo è stata assente, eccetera. Io vi faccio un solo esempio e così lo trasportate e lo aggiungete a quello che avete detto. Io ovviamente sono stato provveditore per 3 anni e ho avuto due ministri sopra di me.
ovviamente su un argomento del genere capire che in qualche modo mi volevo relazionare con i miei ministri, perché non per farmi dare delle indicazioni che probabilmente già sapevo la strada da prendere, però per condividere con loro molte scelte, non ultimo il fatto che noi già dal 2017 insieme scoprimmo che c'era una consistente somma da poter spendere per andare avanti, mentre il problema finanziario sembrava importante. Beh, questi due ministri, quindi due persone diverse, di due partiti diversi, di due movimenti diversi, assolutamente non hanno mai voluto parlare con me su questo argomento. Anzi, diciamo che l'ultimo mi ha anche fatto dire da qualcuno che dovevo andare avanti senza che lui me lo dicesse, perché in qualche modo lui in campagna elettorale non aveva accettato queste grandi opere, quindi io dovevo farlo, diciamo, di nascosto. E voi capite che gestire 6 miliardi di nascosto, se fossi stato capace, mi chiamavo diversamente, insomma. Quindi questo per dire che la politica ovviamente era distante, ma secondo me lo è ancora. Cioè, io ho avuto costantemente la sensazione che anche a livello locale l'argomento non interessasse, se non ovviamente quei due mesi in cui magari l'acqua arriva ai piedi della gente e c'è da spendere magari rimborsi per chi ha avuto danni, eccetera, eccetera. Per il resto, quando oggi che c'è il sole, il Mose non è interessante. Cioè, quindi questo è l'attenzione della politica. Sul discorso dell'autorità, che io francamente vedo invece molto positivamente, invito un po' la dottoressa Lidia, che saluto ovviamente, con cui ho avuto direi un ottimo rapporto, a rileggere bene un po' le proposte. E io quando leggo che l'autorità per Venezia deve essere di gradimento del sindaco e della regione, ovviamente un po' temo questo tipo di impostazione, perché Venezia e la Laguna non sono di interesse locale, assolutamente no, sono di interesse direi assolutamente nazionale o addirittura sovranazionale. Quindi l'autorità, come pure le persone da metterci dentro, e il fatto che è stata creata credo a luglio del 20 e ancora non ci sono le poltrone riempite, è proprio perché non si sa chi deve comandare o chi deve decidere, e capite che questo vuol dire non decidere. Vuol dire che un argomento così importante ovviamente non può essere di interesse così strettamente locale, a prescindere da chi sia oggi il sindaco o chi sarà domani, da qualsiasi sindaco. Cioè, è una cosa troppo importante per stare in mano alla città metropolitana che nessuno di noi ancora ha capito che cosa è e che cosa comanderà. Capite che gli argomenti sono di altra portata, ma questo ci porterebbe appunto a parlare di questi argomenti estesi a livello nazionale, perché non credo che anche in altri posti siano argomenti risolti. Come no, certo. Risottolineavo che l'assenza del politico non è lui che è assente, le strutture non danno la forza. Quindi non conta, preferisce andare via, e che fa venire meno un bilanciamento. Il governo dei tecnici di cui parla mio padre non è quello che continuano a ripetere. Se vi leggete, mia sorella ha fatto un bellissimo articolo di sintesi, è un politico che deve servirsi i tecnici, ma poi per saper scegliere. Ma invece questo dell'autorità non... Sono convinto e sono rimasto un po' stranito che Mestre, Venezia, il referendum era comune. Ostia l'hanno fatto loro, poi non Roma. E effettivamente è un problema gravissimo, perché lo sviluppo è a Mestre e a Venezia il sindaco non conta nulla, è tutto statale. La Biennale, il porto, a quanto... Canal Grande è statale, dato in concessione.
i beni culturali sono tutti statali, i musei locali non è solo statale. Cioè Venezia non è gestita dal sindaco, è gestita dallo Stato che non ha la forza di gestire politicamente. Per di più, essendo una realtà fuori del, come abbiamo detto tutti, è difficile gestirla a mozziconi. Il problema dell'autorità, cioè di una situazione, di una gestione straordinaria al di fuori di quello che è normale, non può essere gestita dal sindaco, non può essere gestita, però non da questa autorità fatta in questa maniera. Qui l'idea può essere, ma deve essere con intervento mondiale, con, non saprei come risolvere il rapporto tra i cittadini, l'autorità, l'Europa, il mondo, ma i più vicini a noi sono Stato, cittadini, prima di tutto cittadini, Stato, comunità, perché è di interesse comunitario pieno. Questo vedo la necessità di una, chiamiamola autorità, non eseguita in questa maniera, basta leggere, ma addirittura le cose più superficiali, il presidente fa tutto, il consiglio è fatto di tecnici, ma il presidente ha i pieni poteri di tutto, non esiste, ho avuto modo di seguire molto bene tutta l'organizzazione della Biennale, che è intelligente, molto più intelligente la struttura dello statuto, questa è una cosa buttata lì. Però che ci ponga il problema a medio termine di dividere, di avere a Venezia, cioè Venezia intendo tutta la laguna, un sistema di organizzazione diverso da quelli che siamo abituati, credo di, perché è troppo, non, lo stesso provveditorato è di Venezia ma è dello Stato, come lei ha detto, è un problema di e mi fermo perché volevo soltanto dire che non condivido questa autorità, ecco. Io volevo dire brevemente altre due cose. Chi ha letto il libro, chi lo leggerà, vedrà che Giuseppe mi cita molte volte, e devo dire io l'ho letto due volte, prima per curiosità, per capire se come dipingeva il nostro rapporto, e poi per curiosità di approfondimento, ovviamente, e leggerete appunto che ci sono stati molti scontri sulle varie posizioni, però fondamentalmente mi sento di confermare, Giuseppe lo sa perché ce lo siamo detti molte volte, che oltre la stima reciproca ovviamente delle rispettive posizioni, gli obiettivi sono stati assolutamente paralleli e convergenti verso il fare, arrivare a degli obiettivi concreti, non fare filosofia e soprattutto a considerare l'opera Mose un tutt'uno con la città e con la laguna. In molti momenti, in molti mesi di stasi, di lavori veri e propri, ci siamo detti, facciamo interventi di natura, di laguna, i cosiddetti lavori che l'Europa ci aveva ordinato. E in effetti, se non fosse stato che molte nostre decisioni sono state prima rallentate e vedo attualmente altre, molte anche accantonate, avremmo realizzato il famoso lavoro a Piazza San Marco, e non ultimo anche l'allontanamento di molte lavorazioni sporche dalla laguna o da quel posto dove era stato deciso e viene ancora deciso di fare manutenzione delle paratoie, che ovviamente non è un posto il più degno per una simile lavorazione sporca. Ecco, questo rimane un po', diciamo, nel nostro animo di non essere arrivati a realizzare alcune cose che si potevano fare da tutti i punti di vista, non ultimo quello finanziario, e vederle bypassate quando invece erano delle cose, diciamo, di buon senso. Ecco, non voglio dire intelligenti perché forse è troppo, di assoluto buon senso. Grazie. Grazie a voi. Io forse devo concludere io adesso. Allora provo a mettermi. Intanto ringrazio Francesco Scoppola,
e ringrazio tutti, veramente ringrazio tutti. Ringrazio tutti del piacere che mi avete dato di raccontarvi queste storie. Che vi devo dire? Il tema non è che uno scrive un libro soltanto per raccontare delle cose. L'obiettivo era chiaro. Signori, se volete fare qualcosa sui lavori pubblici, se volete superare l'impasse che c'è a Tanaglia, la strada è una sola, e la strada si chiama Europa, Bruxelles. Si chiama utilizzare gli strumenti e superare strumenti che ci paralizzano da secoli. Signori miei, voi immaginate, stavo dicendo, la legge di riferimento sui lavori pubblici non sono i nostri codici dei contratti, è la legge del 1923 sui profitti di regime, che è quella della Ragioneria Generale dello Stato. Poi, mamma, legge del 23. Noi ogni anno i soldi, le imprese, li vedono da agosto fino a dicembre, da gennaio a maggio non vedono niente, e in quei mesi stanno sotto lo schiaffo delle banche. E se possono fare lavori pubblici così? Non ho capito. Vediamo la situazione. Questa è la situazione. E nessuno la vuole affrontare. Non la vogliono affrontare perché, scusate, l'unico paese dei 22 paesi dell'Europa, sono tanti, oramai sono diventati tanti purtroppo, avrei preferito quando erano un po' di meno, scusate, ma alcuni mi stanno un po' indigesti. Ma vi sembra normale che noi siamo l'unico paese che ha le SOA, che sono le qualifiche predeterminate rilasciate da un soggetto privato? E le imprese, c'è un articolo, l'ultimo racconto, che fa capire che cosa è che non mi era proprio indigesto. Quando dico la regola delle percentuali, cioè non è possibile che tutto il mondo giri intorno a percentuale, perché le cose non sono percentuali, le cose, sono una appresso all'altra, e le percentuali non mi servono a niente. Quando mi dicevano che avevamo fatto il 95% dei lavori, era il 95% della spesa, non dei lavori. Il che significava che l'altro 5% ci volevano ancora altri 3 anni per farli, 4 anni, perché era da attaccare le vite, di chiudere i bulloni, di mettere le cose a posto, che è la cosa più difficile, quella meno redditizia. Si erano comprati i frigoriferi, ma non si erano attaccate le spine, non so se è chiaro. Questo è successo, e questo succede normalmente. Ma i direttori dei lavori, ma dove stavano? Ma quando compro un frigorifero, possibile non voglio sapere se ci sta pure la spina? Se monto le paratoie e le cose, ho dentro le caverne, dentro queste gallerie, c'ho un'umidità altissima, è chiaro che mi si arrugginisce tutto. Ma nel giro di 2 mesi. Però non ho messo ancora l'aria condizionata, ancora oggi. Sotto le paratoie non c'è sta l'aria condizionata. Ma se possono fare una cosa del genere, se possono avere i direttori dei lavori e i direttori e i progettisti che pigliano i soldi dalle imprese e non dall'amministrazione, perché poi questa è la situazione. Una volta i direttori dei lavori stavano sotto lo schiaffo del provveditore, stavano sotto lo schiaffo del... A quel punto rispondevano, oggi rispondono alle imprese. Sono questi nodi, o li vogliamo affrontare, oppure stiamo giocando, stiamo perdendo tempo. Queste cose il Presidente del Consiglio le sa il suo consigliere giuridico, e solamente vi accorgete quante difficoltà ha, per esempio, per rompere il sistema delle concessioni balneari. Le concessioni balneari ci costano
ogni anno di multe da parte dell'Unione Europea 2 miliardi e mezzo di euro, che vengono trattenute dai fondi che ci dovrebbe dare la comunità. Ditemi voi, ogni anno, ogni giorno che passa, 2 miliardi e mezzo in meno. Questa è la situazione, nessuno dice niente, neanche i giornali. I giornali mica dicono che noi ogni giorno che passa, siccome non, questo è il libro, è la semplicità del racconto, le cose semplici, capire che è poi un punto decisivo, che bisogna capire un altro aspetto che mi ha sempre guidato nella mia azione, su questo finisco. Ho imparato una cosa, che prima di arrivare con le idee innovative, prima di dire questa è la nuova soluzione, la prima cosa che dobbiamo fare è capire quello che hanno fatto gli altri prima di noi. Prima di mettere mano nella laguna, dobbiamo capire tutto quello che hanno fatto quelli prima di noi, perché quelli prima di noi l'hanno curata, l'hanno fatta esistere, probabilmente facendo cose atroci, però dobbiamo conoscerlo. E se non c'è questo rispetto e non capire che quello che ci viene consegnato dai nostri padri è quello su cui dobbiamo lavorare, non andiamo da nessuna parte. Non è la discontinuità in materia paesaggistica, in materia di cura del territorio, è quella che ci rovina, ci uccide. Perché se non sai come stanno le cose, non vai da nessuna parte. Questo era quello che cercavo di capire, di far capire ogni giorno ai dipendenti, che dicevano, ma noi usiamo, non vi dico quelli che parlavano inglese, ne sopportavano, arrivavano, non ne sopportavo perché dico, scusate, qui c'è poco da parlare inglese, qui parlano in Veneto, qui parlano in... E un'altra cosa, e tenete presente che la Serenissima aveva la prassi, a parte che all'architetto che sbagliava gli tagliava la testa, ma questo è un fatto di inciviltà. Però una cosa era certa, che nessuna decisione di un architetto veniva presa senza sentire 5 pescatori o vongolari. Ma questo lo dicono le costituzioni della Serenissima. E forse c'è un'esperienza che va rispettata. Si sa perché? Del dopoguerra in poi abbiamo deciso che quello che hanno fatto gli altri, i nostri genitori, erano cretini, stupidi, non capivano niente e non sapevano fare le cose. E vabbè, spero che non sia così da parte dei miei figli, ma questo è un atteggiamento che va cambiato. Quello che è stato va visto, conosciuto, amato, e solo allora tutte le grandi rivoluzioni, il Rinascimento e tutto stato il ritorno al passato. Mettiamocelo in testa. Questo è il tipo di storia. Torni indietro, riscopri le ragioni per cui la gente ha ragionato e ha costruito, e su quello fai l'innovazione. Sembra strano, ma è così. Funziona in questo modo ridicolo. Chi guarda soltanto al futuro non si accorge che poggia sulla sabbia, poggia sul niente. Questo è sul Mose, diciamocelo francamente. Poi io tutta questa critica del Mose ne la farei, perché fatto sta che il Mose, alzato bene, quando la marea incomincia ad alzare, quindi quando è prima di 80 centimetri, blocca pure l'acqua a San Marco, solo che là ci sono i portuali che dicono mi chiudono troppo il porto. Ma che me frega del porto di Venezia, che è un porticciolo di niente? Il porto di Venezia dovrebbe stare a Trieste. A Venezia che ci mette il porto? Che senso ha? Non so se è chiaro, è qualcosa che non è consono, come non era consono all'industria chimica a Venezia. Forse qualche guaio l'ha combinato, ecco, a Venezia, a Marghera, ecco. Quindi voglio dire, bisogna capire, se vuoi mantenere la laguna, vuoi mantenere Venezia, devi tener conto che non puoi fare i buchi, non puoi aumentare la subsidenza del terreno, queste cose non si possono fare, punto. Non è che c'è molto da ragionare su queste cose. Il libro vuole essere questo, l'idea della semplicità che diventa, se possono, se vogliono, un'arte di governo. Questo è un po' tutto quanto. Sì. Poi io ho sempre questa idea, no? Di creare qualcosa che possa servire. È tutto là, non ci sono né velleità letterarie né velleità
né voglio scoprire grandi cose, voglio dire le cose semplici che si possono fare e quelle che forse non si devono fare. Io avrei finito e vi ringrazio, siete tutti, grazie veramente di tutti. Molte grazie, anche la riscoperta della semplicità sarebbe fondamentale, sarebbe veramente fondamentale, invece qui c'è una corsa sempre più veloce a tagliare i ponti col passato e andare direttamente sul futuro, perché pensando che chissà quale cosa e quale organizzazione possa scappare fuori. Se ci sono domande, se ci sono una prosecuzione del dibattito che di fatto abbiamo già iniziato, siamo qui, l'autore è qui. L'ho sciagurato, va. Ecco. Se non è troppo tardi, vorrei solo mettere l'accento, consapevole della colpa di non aver parlato di aspetti tecnici. Vorrei mettere l'accento su quanto da Italia Nostra, da Venezia, da tutta Italia, perché è rappresentante italiana e nazionale, ci hanno segnalato. Se lo faccio guardando al tavolo, il tavolo è l'altezza, se il livello del medio mare tra le maree è il nostro pavimento, quando l'acqua arriva all'altezza del tavolo siamo circa 80 centimetri e fino a questa protezione funziona il minimose, cioè quella barriera più piccola, molto più piccola, che protegge solo la piazza San Marco e la basilica di San Marco e arriva al tavolo. Doveva arrivare più o meno sopra la cartella, perché era prevista a 110, poi il minimose ha avuto uno sconto, siccome tutto è molto intersecato fra interessi delle imprese, progettisti, eccetera, il minimose ha avuto uno sconto, gli hanno detto va bene, non lo fa, se costa troppo, se è troppo complicato, non lo fare più da 110, portalo a 80. Quindi Piazza San Marco e la Basilica sono protetti se l'acqua arriva fin qui. Le barriere mobili, perché stiano buoni quelli a Porto Marghera, ma anche le grandi navi turistiche, eccetera, le alzano solo se l'acqua supera la quota del sotto dei quadri, 130. Cioè quando l'acqua arriva a toccare le cornici dei quadri, si alzano le barriere del Mose lungo Lido, lungo le bocche di porto, e però bloccano Marghera. E gli pare già troppo spesso, le vorrebbero alzare a 140, a 150, perché al porto di Marghera si debba entrare e uscire liberamente. Allora noi abbiamo un'opera costosissima, che non si sa ancora chi la debba amministrare e come, chi la debba gestire, eccetera, che si alza sempre più in là, cioè si alza l'asticella e il Mose, la tendenza commerciale in laguna, commerciale, non giudiziosa, perché la tendenza giudiziosa è se il minimose è a 80, il Mose si alza a 75, perché non possiamo allagare Piazza San Marco. L'hanno scontato a 80, affari loro, vi dovevate battere perché qualcuno che poi è stato promosso non abbassasse da 110 a 80. Siccome chi ha abbassato ha avuto anche i suoi bei premi, chi ha abbassato ha deciso che il Mose si deve alzare a 75. No, la particolarità di Venezia è che il Mose vero e proprio, cioè le barriere mobili, si alzeranno sempre più in alto. E notate che più c'è acqua alta, più c'è mare, c'è vento, perché l'acqua alta è un fenomeno non solo di marea, ma anche meteorologico, e quindi c'è l'onda. Quando c'è onda, c'è risonanza, le barriere non sono tutte in fila come le vediamo in alcune fotografie, ma quando c'è onda le barriere che sono libere una dall'altra oscillano. E se una delle barriere si incastra per le cozze, i militi militano, mitili militano sulle cose, e quindi siccome le cozze le hanno già incastrate alcune cerniere, nel momento in cui una sola barriera resta bassa, lì si producono, cioè ecco, queste sono le barriere che dondolano come il twist, ma poi ci sono anche, c'è una foto o più d'una in cui si vede una barriera abbassata e tutte le altre alzate. In quella foto si vede che queste sono solo alcune alzate, ma ce n'è un'altra in cui si vede che un vaporetto, una imbarcazione a tutto motore non riesce a risalire la corrente. Anche quando riparate la barriera che non si alza più per laminazione, eccola qua,
c'è una barchina che tenta di entrare in laguna, ma non entra, ecco, di uscire dalla laguna, non uscirà mai perché è rimasta abbassata una paratoia e lì c'è 8, 10, 12 nodi di corrente. Non si alza più nemmeno se funziona, per motivi di laminazione, per lo stesso motivo per cui volano gli aeroplani. Allora, non si può non considerare, come ha detto Giuseppe, anche sotto un profilo tecnico, non si può non dar ragione all'idea di considerare l'esperienza sulla laguna. Non si può, fra l'altro, far finta che il lido sia impermeabile. Il lido è come il tombolo della Giannella o della Feniglia. Se tu alzi la laguna d'Orbetello o alzi il mare e abbassi la laguna d'Orbetello, la spiaggia della Giannella va a farsi benedire. Allora ci sono da capire alcune cose che non sono state capite perché si è fatto finta di ragionare sulla carta geografica con la bacchetta magica del progresso. Delle ragioni con le quali abbiamo discusso tanto, a un certo punto, quando c'era il problema di capire che succedeva con l'acqua alta, uscì l'idea di Francesco Scoppola di fare una cosa molto tranquilla, di legare tutte con un anello che passava per tutte le paratoie con una normale corda de barca, non so se è chiaro, che vi fa capire che poi alla fine le soluzioni sono semplici, solo che intanto non sono costose e quindi non piacciono, e secondo, niente, c'è l'idea che se uno non ha la bella idea non conta nessuno, quello che invece fa la cosa semplice non piace, dà fastidio, irride, non si sa a quale scienza. Questo è il messaggio di quel libro. Attenzione, le cose semplici sono quelle che ci consentono di andare avanti. Una cosa presso l'altra. Diceva mia suocera, mia moglie lo sa benissimo, pietra su pietra, sai sa perite. La parete si alza pietra su pietra, non si alza in un solo momento. Questa è la logica sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione. E grazie ancora, siete tutti molto carini.